Salve a tutti, quest'oggi vi propongo la videorecensione di Amplitube, un'utilissima applicazione per iPhone, iPod Touch e iPad che vi permetterà di utilizzare questi ultimi come un vero e proprio amplificatore per le vostre chitarre elettriche o bassi. Andiamo subito a presentare l'applicazione. È presente in App Store in tre differenti versioni, una gratuita, una al costo di 2,39 € chiamata LE. E la terza, la più completa, quella che vi mostrerò oggi e che ho qui appunto e vi sto mostrando, che costa 15,99 €. È sicuramente un prezzo in linea di massima elevato, che però è del tutto giustificato dalla grande varietà di opzioni presenti in questa applicazione, che sicuramente per chi suona la chitarra o il basso risulteranno estremamente apprezzate, in quanto avremo un vero e proprio amplificatore portatile. Allora, l'applicazione è suddivisa in vari tab che ci presentano numerose opzioni. Prima di tutto, in alto a sinistra troviamo un punto di domanda che ci presenta su Help una breve descrizione di tutte le varie opzioni disponibili, mentre su Credits troviamo le info dello sviluppatore e il sito ufficiale www.ikmultimedia.com, scritto tutto attaccato come lo vedete in sovrimpressione. Da questo sito potete, diciamo, richiedere questo accessorio, che vi mostrerò in seguito e vi permetterà di effettivamente collegare il jack della chitarra o del basso all'iPod. Torniamo indietro. Bene, questa qui, diciamo, il tab Amp è la schermata principale dell'applicazione. Presenta infatti l'amplificatore vero e proprio con le tre opzioni Lead, Metal e Bass, che indicano rispettivamente il suono amplificato ma non distorto, il suono amplificato e distorto utile per esempio a suonare appunto musiche heavy metal, rock, hard rock, tutto quello che volete insomma, e l'amplificatore per basso. In ogni tab abbiamo differenti opzioni gestibili tramite queste manopole. Per esempio nel lead troviamo il gain, quindi l'intensità, i bassi, diciamo i mid, il treble, oppure ancora il riverbero e il volume. Possiamo interagire con queste manopole o ruotando effettivamente queste ultime, oppure toccandole e regolando l'intensità dell'opzione selezionata tramite questa barra presente sulla destra. Su metal e su bass compaiono delle opzioni, diciamo, leggermente differenti, che però in linea di massima rimangono le stesse. Per esempio, tra lead e metal non cambia nulla per quanto concerne il carnet di opzioni, cambia soltanto la presentazione grafica di esse. Su setup troviamo alcune opzioni che regolano l'intera applicazione, per esempio i livelli del volume oppure ancora la latenza, un'opzione molto interessante, devo dire, disponibile appunto in questo menu, e poi altre opzioni diciamo meno importanti a livello generale. Abbiamo altri tab. Rec, che ci permetterà di registrare ciò che andremo a suonare grazie a questa applicazione con la nostra chitarra, e Master, che presenta altri effetti, per esempio un riverbero diciamo con più opzioni, un equalizer con low, mid e high, oppure ancora un compressor, e queste sono opzioni però che devono essere acquistate a parte. Effettivamente devo dire che avrei preferito, almeno nell'applicazione, diciamo quella più completa da 15,99 €, avrei preferito ci fossero tutte. Però devo dire che non è una mancanza eccessivamente pesante, dato che comunque le varie opzioni presenti nell'applicazione già di per sé sono effettivamente tante. Andiamo poi a visionare, scusate, questi altri tab, FX1, FX2 e FX3. Presentano una vasta gamma di effetti, ve ne mostrerò solo alcuni. Per esempio, qui troviamo chorus, flanger e phaser, e in ogni tab troviamo delle rispettive opzioni da regolare tramite appunto le manopole. In FX2 troviamo il delay, il fuzz e l'overdrive, mentre nell'FX3 troviamo l'overdrive, il wah, celebre effetto che probabilmente tutti conoscerete, e l'envelope filter. In tools troviamo un utilissimo accordatore. Noi, diciamo, suoneremo
la singola corda della chitarra e lui ci dirà se il suono è troppo acuto o troppo grave, quindi ci regoleremo di conseguenza regolando le chiavi e quindi accordando la chitarra, diciamo, in maniera come indicato dall'applicazione. Abbiamo poi un metronomo di cui possiamo anche regolare i tempi. Ecco, adesso volevo mostrarvi l'accessorio. Appoggio un attimo l'iPod, l'accessorio che vi giungerà a casa se lo ordinerete dal sito che vi ho mostrato prima, è diciamo, qui, come potete vedere, ha un ingresso che può ospitare il jack della chitarra, per esempio, in questo caso una chitarra elettrica, come potete vedere, si inserisce in questa maniera. Mentre qui ha un jack normalissimo da 3,5 che può essere inserito all'interno dell'iPod o dell'iPhone o comunque del device che state utilizzando. Poi, qui, non so se notate, perché è tutto nero, ecco, c'è un altro foro, diciamo, un altro ingresso, che sempre da 3,5, in cui possiamo inserire ad esempio gli auricolari, adesso in questo caso quelli Apple che non brillano certo per qualità, però per mostrarvi, oppure ancora per esempio un adattatore da 3,5 a 3,5 con cui per esempio potrete collegare l'iPod a una sorgente esterna come per esempio delle casse o un computer. Ecco, in questo momento non ho disponibile un jack da 3,5 a 3,5 per mostrarvi, diciamo, per farvi sentire qualcosa in casse esterne. Adesso proviamo a farvi sentire qualcosa. Ecco, in questo caso ci verrà chiesto se stiamo ascoltando l'applicazione, diciamo. Qual è la sorgente? Se degli auricolari o degli speaker esterni. In questo caso selezioniamo auricolari, qui ci viene presentato un messaggio che ci consiglia di non alzare troppo il volume quando utilizziamo auricolari. Alziamo il volume al massimo e vediamo se riesco a farvi sentire qualcosa. Dubito che si sentirà, però tentar non nuoce. Allora, avvicino magari gli auricolari agli speaker, ai microfoni, scusate, della videocamera. Magari selezioniamo nell'applicazione, andiamo sul tab Amp, selezioniamo Metal e alziamo il gain al massimo, quindi l'intensità, come pure il volume. Adesso probabilmente sentirete un leggero fregolio, però ecco, spero che possiate sentire qualcosa. Comunque, l'applicazione, devo dire, funziona molto bene. Il suono è pulito, non presenta particolari problemi di ritardi, ecco, è comunque possibile impostare il delay come un effetto però voluto, appunto, è molto chiaro, il suono è limpido. Ecco, ho provato a suonare, insomma, giusto qualche accordo, ma dubito che possiate sentire e apprezzare l'effettiva qualità dell'applicazione che, vi assicuro, è davvero elevata. Devo dire che, sia che scegliate l'applicazione, diciamo la LE Edition da 2,39 euro che quella da 15,99 euro, sarete comunque molto soddisfatti. Sono rimasto impressionato da questa applicazione perché permette di avere un amplificatore sempre con voi, quindi vi evitate, di portare l'amplificatore fisico con voi. Il che può essere, insomma, per chi suona la chitarra sa, può essere una scocciatura in qualche situazione, in più di una situazione, devo dire. Quindi sono soldi ben spesi, ecco. Su questo vi posso assicurare che è un'applicazione davvero completa e ben fatta. Bene, mi dispiace di non aver potuto mostrarvi l'effettiva qualità audio dell'applicazione, però
potete fidarvi, ecco, quando vi dico della sua effettiva qualità. Bene, questa era dunque Amplitube per iPhone, iPod Touch e iPad. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale di App Video Review, di seguirci su Twitter, su Facebook e di visitare il sito www.appvideoreview.net. Grazie ancora, alla prossima!